Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati. Oggi portiamo il terzo episodio di Sherlock Holmes, continuiamo la nostra avventura e vediamo un po' di trovare quello che era il papà del ragazzo. Scusate un po' l'assenza da questo titolo, cercherò di essere un po' più presente anche per quanto riguarda Sherlock Holmes, come sono perso pure io un po' nella trama, no? Vabbè, adesso cercheremo un po' di continuarlo. Do il benvenuto ai nuovi iscritti, mi fa davvero piacere che vi state iscrivendo al mio canale. Grazie a tutti per il supporto, per i commenti, per i mi piace, grazie ragazzi, davvero apprezzato. Ma dove siamo? Ah, già è vero, il ragazzino, dobbiamo andare nella villa. Sì, non mi ricordo. Ok. Ma spero che non ci sgamano. Ok, perfetto. Oh, di qua si può entrare. Questo. Noi dobbiamo vedere cosa dobbiamo fare qua. Com'è che si arriva? Ok, ci possiamo. Allora, vediamo un po' prima con questa finestra. Ah, già è vero. C'era quello là che dovevamo vedere chi era. Vediamo, vediamo. Qua c'è niente da vedere. Vai, il gioco di parole. Ah, Coach Allora. Holmes. It might help Ah, Mr. Holmes. I'll no. make a drawing of it. Ok, ho fatto il disegno. Ah, faccio che velocità. Bravo, Wow, bravo. a lot of expensive Oh, roba stuff. costosa. Sì. No, no, meglio non rubare, ragazzino mio. E poi ci fanno i capranzi, altro che. I can't see what's inside. Non riesco a vedere. Ammazza. Allora, facciamo prima il giro della villa qua. Vediamo un po' che cosa c'è. E poi magari vediamo un po' che sta ancora porta. Ma come si fa a correre? Se si corre. No, se si corre nel senso. Ok, vediamo un po'. I can't see what's inside. Allora. Non riesco a vedere. Ma stavolta c'è ragione, I can't see what's inside. non riesco a vedere se sto dentro. E qua? No, sono le sì. Ok, qua. Do only two people live Ecco. here? I wish one Persone, was me. vuol dire. Ok. Bags of food. Forse I ci like this sono. house. Ok. Time to report to Mr. Holmes. Let's get outside before I get caught. Ha detto che dobbiamo uscire. Prima che mi becchi. L'ha detto lui. Bene, ragazzi. Ma non è stato più semplice del previsto. Diario importante, registro quando vuoi e trovare la trascrizione del diario. Vabbè, dai, ora vediamo un po' se abbiamo fatto tutto bene. Wigan's tale was quite unusual. What do you make of what he found, Holmes? Oh, siamo ritornati con il nostro Sherlock. Esaminiamo quindi il nostro diario. Esamino l'oggetto portato da Wiggins. Ok. Ok, per il resto credo che sia tutto uguale. Adesso dobbiamo esaminare l'oggetto. Aspettate. Ah, ecco, esamino l'oggetto. Ok.
brave Toby, the best nose of the British Empire. Wiggins did a good job. Fatto un bel lavoro. Mm-hmm. Bravo, Vince. Oh, we need to help poor Tom. Mm-hmm. Allora. Ah no. Ah, ben bene. Allora, poi dobbiamo andare a esaminare quella cosa lì che ci ha detto. Aspetta, dove che dobbiamo andare a esaminare? Allora, questo ragazzino, non so come. Mm-hmm. E dov'è che lo dobbiamo andare a portare? Allora, il disegno del bastone fatto da Wiggins. Vabbè, ma dove dobbiamo andare? Per l'ostra il tugurio di Horst all'11 di Dover Street, stanza è la scomparsa del palco, per l'ostra, e noi andiamo a Horst. Vai. Ok, andiamo a prendere la carrozza. Horst, Horst. Ah, ecco, casa di Horst. Sono davvero curioso di vedere come si evolverà la cosa qui. Speriamo di non perderci, ragazzi. Ok, continuiamo. E qua abbiamo esaminato tutto, cosa dobbiamo fare? Quello che stiamo cercando di fare. Qua per lo strada, eh? Vabbè, un po' la strada tutto. Boh. A collection of war. Father bought all those books for me. He didn't tell me. Ah, ecco. Vabbè. Food's running low. It's already 3 weeks since George Hurst's disappearance. Ah, ok, completato. Ah, mo ce l'ha dato. Allora, siamo nell'oggetto portato da Wiggins. Indago sulla scomparsa del padre. Vabbè, dai. Come si fa a esaminare? Allora, proviamo ad andare a casa sua di nuovo. Così andiamo a esaminare magari quella cosa lì, magari c'è qualcosa per cercare di esaminarlo. Old pub, cazzo di arte, eh? Ma andiamo qua. Eh sì, perché non lo so. Non so proprio dove esaminare quel foglio. Adesso vediamo un po'. Ah, ragazzi, comunque vi chiedo di iscrivervi al canale, di lasciare il mi piace, di commentare con le vostre opinioni, di dirmi cosa ne pensate di questo titolo, e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti.
Ok. Allora qua forse si salva. Vediamo un po'. Holmes, we need to help poor Tom. Tom, lo so. Però permesso. Ma questa è camera sua, che qua ci sono essi tra barocco, tutte cose, tutte cose. Vediamo un po', boh. Allora esamina. Ah, ecco, vedi? Sì, ho ragione. Arte e architettura, scienze economiche, tecnologia, storia, medicina e botanica. Sai cosa facciamo? Arte e architettura. Arte antica del British Museum. Opera di Hedwig. Allora, se lo facciamo? Ma se no, non è quello che ci serve. Cosa facciamo? Non è quello che mi serve. Non è quello che c'è. Come che ho capito? Non abbiamo capito niente. Allora, quindi arte e architettura non è. Quindi scienze economiche. Economia urbana, Regno Unito, economia globale. Tecnologia, no, storia, vediamo un po'. Napoleone? La storia romana? Nuova. La civiltà di Maya? Fatto di un... no. Che cos'è? Medicina? La chimica del corpo? Pronto soccorso? Tubercolosi? Malattia assassina? Aspetta, anche proprio voglio di serpente. Scienze economiche, vediamo. Economia urbana? Regno Unito? Economia rurale? Non ho bisogno di niente, che cosa? Ho qua, centro piantare obbligisi, piante esotiche. Vediamo un po' se qua troviamo la risposta. Chimica, arti marziali. Allora, chimica, non credo sia che veleni e tessine, lezioni e ferite, segni e simboli, segni e simboli, vediamo un po'. Il blason inglese. Ah, blason inglese. Allora, oggigiorno il rappresentante di questa famiglia è Lord Edward Marsh, il rinomato benefattore. Fornisce provviste, indumenti caldi, eccetera, ai poveri di Whitechapel. Scusate la mia pronuncia. Allora, Lord Marsh è noto anche come cofondatore del programma di educazione speciale che consente ai poveri di ottenere un'educazione. Lord Marsh risiede al numero 3 di Minesborough Road, Londra. Here it is. Ecco qua. So this man could be Lord Marsh. A lord who hangs around in a public house. Let's pay a visit to Lord Marsh. We'll pretend that we're interested in his charitable activities. Andiamo a trovare sto tizio, eh. Mr. Holmes, you have a visitor. Oh, just ask him to wait. I'm afraid that won't be possible. This young lady refuses to wait for anything. What? Father! Caitlin! Miss Caitlin's boarding school was flooded. Everyone was sent home. As if it could smell any mustier. My word, how is it possible that you have grown up so fast? You'll be staying wherever we put you. Holmes, I'll give her my room, of course. What do you have to say, Kate? You're on a new case. A respectable lady who's being blackmailed? Or is it a love story between a prince and a suffragist? However did you guess? You will tell me, won't you, Father?
We'll see. If you behave. All right, then. Have fun. I'll go and unpack. Will you help me, Mrs. Hudson? Ok, perfetto. Fai visto. Sì, esame l'oggetto completato. Ok. Ma diamo un'occhiata qua. Fai visto questo Lord. E mo dobbiamo andare. Ah, ecco qui. Questo qui è quello che abbiamo trovato adesso. Quindi mo dobbiamo andare al 221B. Ah no, aspetta. Fai visita. Ok, andiamo. Sì, ci ha detto che abbiamo completato qualcosa. No. Fai vista Lord Marsh, ma si fa, andiamo direttamente al caso di quello là. Vabbè, va. Allora, andiamo a casa di questo. Comunque qui la faccenda si sta facendo sempre più interessante, vero? Holmes, about Kiki. Yes? She has grown up, hasn't she? Don't you think it's time to tell her? To tell her what, Watson? Well, about her father. Never. Absolutely never. Do you hear me? Holmes, you were responsible for the death of her father. You owe her the truth. She is old enough now. I would lose her. Can't you see that? She must never know. Watson, is that clear? It won't and can't happen. Perfetto. Come in, please. Grazie. Un educato il signore. Beh. Ammazza. Good day, gentlemen. Welcome to my home. How may I help you? Good day to you, Lord Marsh. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Allora, mi sa tanto che non dorme da un bel po'. Occhi rossi, non si sente bene, ha dormito poco. Poi siamo è malato, quindi non si sente bene. Sì, dai. Allora avanti, vediamo un po' se c'è qualcos'altro. Oh, l'anello. Allora, l'anello dell'uomo agiato. È malato, nasconde qualcosa. Potrebbe nascondere anche qualcosa. Vabbè, diciamo che è malato. E cosa fa? Pillole. Forte antidolorifico. Forte antidolorifico, ok. Allora, si sente... vabbè, cioè, praticamente, sì, vabbè, hanno oscurato la cosa, però praticamente si capisce che è questo, dai. Ricamo, membro del club di caccia. Aspettate,
Medico. Sì. Stetoscopio, sì. Conferma osservazione. Fantastico, stetoscopio. Allora, vediamo un po', è un uomo ricco, con un'importante posizione in società. Aggiudicato dagli abiti costosi e dal prezioso anello. Ha dedicato la sua vita ad aiutare i poveri, poiché è malato e coperto da una coperta. È praticamente ha fatto un gioco di parole qua. Nonostante nella stanza faccia abbastanza caldo. Ah no, aspettate. I hope we're not disturbing you. You are with your physician? Yes, this is Dr. Reuben Fisher. But no, please, I'm intrigued by your visit, Mr. Holmes. I'm glad to hear it. The last thing I'd wish is to upset the patient. Lord Marsh, can I just say that I admire all of your efforts in assisting the poor of London? Yes. It is a war that we must fight on our streets and now too from my home. You must surely have noticed those bags full of items, clothing and books for the unfortunate. That is inspirational. At my own humble level, I too try my best to support those in need. I thought perhaps that I could be of some assistance. I don't see why not. I already have the valuable assistance of Dr. Fisher, who happens to be my personal physician. Forgive me, Lord Marsh. You're looking very pale. Might I offer Dr. Watson's assistance? That is kind of you, but I feel confident that I can provide Lord Marsh with the care that he requires. How long have you been like this, my lord? I'm fine, Dr. Watson. Don't fuss. C'è una scatola aperta di potenti antidolorifici sul tavolo di Lord Marsh. Ok. Disegno del blasone. Sto bene. Sfoglia le prove. Indirizzo volantino. Ho And what is sbagliato. this supposed to mean? Never mind. It's curious. Your face seems familiar to me, Doctor. Oddly, I'm associating it with Whitechapel. Well done. You are right. I do occasionally frequent a few hostelries over there, would you believe it? Not that I am a drinker. But there, dressed as a working man, I can approach the other fellows to see if they might be interested in a special job. A special job? May I ask what you're referring to? Certainly. Since Lord Marsh began his special education program in 1889, he foresaw that such people would need an occupation of some kind. And so, with or without education, we propose these opportunities to work with Lord Marsh. It offers the less fortunate a chance to help make London a better place. That's remarkable. Yes, indeed. In order to truly see, one requires vision, yes? But also insight. And Lord Marsh has believed this since he was a child. Oh, Dr. Fisher makes it all sound so romantic. Let's close this topic. Okay. Lord Marsh believes that he can help all these poor people. I'm gratified by your interest in my charity. You're the first who has offered to help. Non so qualcosa di interessante qua. Lord Marsh even helps hospitals. Anche gli ospedali. È proprio un bravo, so Lord Marsh. A provision dealing with the paupers of Whitechapel. Ok. Watson. I'm intrigued by the special education program. I've never seen so many provisions for the poor, and certainly not in a lord's house. Che bravo. Poi dobbiamo vedere fino alla fine se è veramente così bravo questo qua. Lord Marsh, hunting with his friends. Ah, my dear comrades, Lord Collins and Lord Harrington.
If it wasn't for this godforsaken English malady, I'd be with those rapscallions right now. All in due time, my lord. Last year, three orphans were put through medical college. Thanks to Lord Marsh and the special education program, a great many poor people will have a second chance in life. Ok. Qua dice niente. Se cosa? No, abbiamo visto tutto qua. Mi sembra. Allora, qui. It appears that Lord Marsh spent a great deal of his money on aiding the poor. Humanitarian aid for an orphanage. Aid for the paupers of Lambeth Workhouse. It's extremely honorable to devote one's whole life to assisting the poor. Bags full of food. Spero non nasconda un lato tight. Vabbè. Qui credo non riusciamo ad andare al piano di sopra. Lì è chiuso, vediamo un po' se c'è qualcosina qua. Oh, qua mi sa che abbiamo visto tutto, no? Sul tavolo abbiamo visto, Watson ci abbiamo parlato. Oh. Quello è chiuso. Giusto? It's closed. Questo è chiuso, questo è chiuso. Ah no. Quello questo è chiuso. Allora andare. Vediamo un po'. Da questa parte c'è qualche indizio, dai. Poi ci salutiamo. Allora, mi sa che non... da qua abbiamo visto un ragazzino, però... Ok. Un controllino veloce. Allora, voglio vedere se... Mentre... qua è anche chiuso. Allora, di qua non ci dice niente però. Qua non dice niente. Andiamo invece a questa parte. Che dice? Allora ragazzi, dai, per questo video è tutto, ci salutiamo qui, un saluto a tutti dal vostro Mr. Frank. Vedo questo si è messo a pregare e da un nostro Sherlock Holmes anche un saluto, dai, al prossimo episodio.